trasferta ostica per la capolista sistema sul campo del Cusignacco, e proprio la squadra ospite a partire meglio affidandosi alle giocate di Matteo Labelli. L'ex portogruaro si sblocca con questo jumper da due punti, poi trova anche la tripla dal palleggio, parte benissimo il numero 8, prova a rispondere dall'altra parte Pozzi, ex Gonars, canestro difficilissimo nel pitturato per lui, Galli fino in fondo, scarico per Piovesana, tripla del numero 5, bene sistema, bene però anche Cusignacco in questo inizio, trova due punti con Parisotto, rimane in partita, primo quarto che si chiude con questo bel canestro di Fantuz che cade all'indietro, sistema in vantaggio di 7 lunghezze sul 18-11, Paolo Gabai fa valere il fisico nel pitturato, cade all'indietro, trova i due punti dall'altra parte, Galli mette a sedere l'avversario con una virata, poi si alza da tre punti, solo rete per il numero 1, ancora Pozzi, ancora fino in fondo, canestro ancora una volta difficilissimo per lui che ha subito anche il fallo, dall'altra parte però Piovesana si prende questo jumper dal gomito, trova il canestro, ancora Piovesana, qui scarico per Fantuz che si alza da tre punti, solo rete per il numero 3, sistema in vantaggio 40-29 dopo i primi 20 minuti. Nel terzo quarto la squadra di Spangaro farà letteralmente il vuoto, jumper per Fantuz, Galli ancora per Fantuz che si alza da tre punti, e lui il miglior giocatore di questa partita, Galli tripla anche per il professore, sistema che davvero dilaga, ogni pallone toccato da Mattia Galli si trasforma in un assist, qui tripla ancora per Fantuz, scatenato il numero 3, si alza da 9 metri, trova un altro centro dalla lunga distanza, no look di Galli per Marcon, sistema che chiude la pratica nel terzo quarto, punteggio clamoroso di 37-71, Cusignacco nel finale prova a limitare i danni, qui vediamo una tripla di Feruglio dal palleggio, poco dopo Pozzi si alzerà da lontanissimo, ma davvero è troppo tardi e Cusignacco riesce solo a salvare la faccia, 63-78 il risultato finale, 15 per Pozzi, 20 per Fantuz.